Mi dispiace se non sono stata presente in questi giorni, ma vabbè, comunque se sentite la voce sto un po' male, ho avuto il raffreddore, per cui ho la voce molto nasale, non mi sembrava il caso di fare un video in cui io intanto già parlo così, poi tossisco di qua di là, mi devo soffiare il naso, mi continuo, non mi sembrava il caso, quindi ho aspettato, anche se mi dispiace molto perché è una cosa che mi piace tanto fare i video, per cui è stato un po' un dispiacere. Allora, che cosa dire? Questo sarà un video delle ultime creazioni che ho fatto. Ho combinato ben poco perché durante la settimana, i compiti, lo studio, la danza, non ne ho il tempo e la voglia di mettermi la sera tardi a fare le cose, a creare qualcosa. E niente, a proposito, ho fatto degli esperimenti con il fimo liquid diciamo, devo rivedere perché alcune cose devo cambiarle. E poi voglio provare a girare la parte in cui mi faccio vedere le creazioni, non con la Reflex, con cui sto riprendendo adesso, ma con questa, che è una semplice macchinetta digitale. Perché a parte che non lo so, a parte che cosa, mette a fuoco da sola, come non fa la Reflex. Però non ho girato questa parte perché i colori sono un po' più scuri e non mi piacciono. Mi piace che la Reflex sia, diciamo, lasci i colori così chiari come sono nella realtà, credo. Poi oggi è anche brutto tempo a Roma, per cui non è un granché. Va bene, e niente, per cui vi lascio al video. Sto ancora male, spero che non ci siano strani rumoretti di sottofondo. Va bene, ciao, ci vediamo dopo. Allora, appunto, ecco i rumoretti. eccomi, spero che si veda bene. Cominciamo subito perché vado un po' di corsa. Allora, ho fatto questo bracciale, ok, che è sempre un bracciale in croce, lo so, sono un po' ripetitiva, è tipo il terzo che vi faccio vedere. È un bracciale in croce sulle tonalità del turchese, che ho fatto con le perle che ho comprato l'altro giorno da pietra, appunto. Scusate la voce, oh mio Dio, non posso mettere un video così, ma vabbè. Che vi ho fatto vedere nella review dei prodotti, nel terzo video. E ho utilizzato queste perle, che sono alcune da 7 mm, della Conteria Celestina e degli Biconi da 4, questi qui. Vedete come sono sfalsati i colori? Cioè, sembra che ho le mani arancioni. Forse è la luce che è molto. Ecco, forse così è meglio. E anche questo risulta un po' più chiaro di come lo vedete. Ne ho fatto anche un altro, ma l'ho già dato via. Quindi il video lo metto alla fine, ma sarà un po' mosso, un po' movimentato come video. All'altro mi piaceva di più. Era un bel verde. Un bel verde acqua. Poi. Poi ho fatto, vabbè, due swirl. Queste non so se ve le ho fatte vedere, perché le ho fatte con la pasta di scarto dei libretti di Harry Potter. Ma ve le ho fatte vedere i libretti di Harry Potter? Oddio, mi sa di no, devo fare un video su quelli. Ora ve li farò vedere. Farò un video subito seguente. Divertentissimo. Tanto ho ancora mezz'ora prima di andare a danza. Sì, ho fatto questa swirl e questa swirl. Pasta di scarto. Questa mi è venuta peggio di questa. Questa è più bella. Devo lucidarle ancora, non mi va. Tanto non penso le userò mai. Poi ho utilizzato, vi ricordate, ho fatto vedere il fimo, quello fosforescente. Con il fimo fosforescente, i miei nuovi stampini, ho fatto queste due stelle grandi. Dalla parte giusta. Eccole. Qui spegniamo la luce. Non fluorescono molto. No, no, c'è la luce della finestra. Che ho fatto un buco, ma mi sono accorta che i miei anellini sono troppo piccoli, quindi devo comprare quelle clip così, che si mettono così, quelli che di solito montano sugli Swarovski, per poterli attaccare a due monachelle. Se no mi rimarranno così e ci farò qualcos'altro. Poi li ho fatti anche più piccoli, sono adorabili. Questi li ho usati, mi piacciono molto. Vediamo se questi si illuminano. No. Bene. Vabbè, insomma. Poi, vabbè, questa è proprio una cavolata, ho usato lo stampino, quindi. Ok. Poi ho fatto delle prove con il fimo liquid, come vi avevo detto. Allora, seguendo quello che mi diceva lì sul foglio che stava all'interno della scatola, e
Praticamente ho preso una parte, cioè, sì, ho messo sotto una base di Fimo, mischiato, adesso non so neanche se era Fimo o altre paste polimeriche, che ho creato io il colore. Sì, questo qui è rovinato dietro perché ci avevo fatto un anello, ma era esageratamente grande. L'ho portato per un giorno e ho detto no, non ci posso andare in giro. E quindi è diventato un futuro portachiavi. Vabbè, poi dicevo, ho messo una base sotto e poi sopra, cuocendolo con lo stampino, ho messo il fimo liquid e una serie di brillantini che dovrebbero mettersi a fuoco. Eccoli. Che gli danno un po' quest'aria Barbie magia delle fate, quindi non è che lo trovo molto utile, cioè non penso lo userò. Mentre questi due, che invece sono orecchini, sono uguali, sono più piccoli. Questi qui mi piacciono di più perché comunque ad orecchino più che anello è già più decente. Ecco, oddio, non so come farveli vedere, si muovono tutti. I colori sono un po' più arancionati qui che nella realtà. Cioè, in realtà il fimo liquid sopra ha preso un po' il viola, l'illetto del colore sotto. Poi sopra, qui ci ho fatto un buco perché il fimo liquid rimane morbido, infatti. E ci ho messo un chiodino tondo, in modo che si tenesse. Anche qui l'ho fatto. Vedi a fuoco? Ok. Poi, altro esperimento, primo esperimento del fimo liquid. Ciambelline, ok, oddio. Ciambelline. Ma questa luce, no? Oddio, così è sparata troppo, vero? Se non si vedono accidenti. Va bene, ho provato a fare la glassa di queste due ciambelline. Che è rosa, voi la vedete arancione ovviamente. Ecco, forse così. Però non mi piace perché l'ho colorato con le tempere. Sì, le tempere. Non avendo i colori ad olio con cui so che di solito si colora il fimo liquid. E quindi è venuto questo boh, strano. Poi l'ho messo troppo, quindi qui è colato sotto, ho dovuto limarlo. Infatti, vedete, non li ho agganciati a nessuna monachella e non penso lo farò. Forse questa è più carina. Tra le due, sembra un po' una ciambella, manco tanto, vedete? È colato e qui c'è rimasto tipo un buco. Non so se si nota. Va bene, oddio, ho mosso tutto, sono tipo su un libro. Poi altro esperimento con il fimo liquid. Vi ricordate? Vabbè, questi penso di sì, c'ho. Questo paio di orecchini. Prende, li devo fare per una ragazza che me li ha chiesti e invece di fare la glassa nell'altro modo, che è un modo che ho inventato io, un po' strano in realtà, l'ho fatto sciogliendo il fimo con l'alcol e quindi rimaneva questa pappetta, e però poi si asciugava perché l'alcol evapora e rimaneva dura, cioè sembrava un po' splorò. Quindi ho cambiato e ho usato il fimo liquid, sempre colorandolo con le tempere, e il risultato è molto più carino. Vedete, non so se. Ecco. Per esempio vi faccio vedere il cuoricino che mi è venuto bellissimo, cioè io lo trovo favoloso, è più cicciotto di questo. Facendole a mano ovviamente non vengono tutti uguali. Però questa luce non aiuta proprio per niente in realtà. Eccolo. Vedete, sbrilluccica. Però sembra molto più glassa. Questo qui era una cosa dura, strana. Invece questo sembra proprio glassa, sono molto fiera. Anche questi li devo lucidare, sì, li luciderò sicuramente. Poi, ultima cosa. Cioè, in realtà è penultima perché poi c'è il video tutto storpio che monterò in qualche modo. È questo orecchino, lo so, è uno solo. Però in realtà non l'ho fatto neanche in questi giorni. È un po' più lontana la sua nascita, cioè il giorno in cui è nato. Penso di averlo fatto durante le vacanze di Natale, ma non ve l'ho mostrato perché volevo fare il fratellino. Giustamente, poverino è solo. Io sembra una persona. Ciao! Però non ne ho il tempo, quindi mi dispiace lasciarlo lì ad aspettare tipo tutta la sua vita che qualcuno lo mostri in un video. E quindi ho detto vabbè, lo mostro. Allora, come l'ho fatto? Semplicemente ho incastonato questi due cabochon fatti da me, che poi vi farò vedere in un video solo sui cabochon. E che ho fatto con della pasta di scarto di una Kane. Sinceramente mi sono venuti meglio questi che la Kane, che quelli con la Kane. Vedete tutte le venature? Sono davvero belle, a me piacciono davvero tantissimo. Ok.
sono due. Uno è da questo grande, è 25x18 mm. Quello sopra mi sembra 18x13 mm. L'ho incastonati con Delica. Allora, ve lo dico, ve lo leggo, le ho preparate. Comprate da Hobby Perline. Nel regalo di Natale ho costretto, no, queste qui sono le rocaie. Allora, sono Delica 110 Opac Black. Questo qui è il codice DB0010. Sono le conosciutissime, penso. Che in realtà tanto opac, cioè sono opac perché il colore è intenso, però sono lucide. Io mi aspettavo tipo, io non conosco bene queste perline, era la prima volta che facevo un ordine, mi aspettavo una perlina opaca. Però vabbè, a quanto pare non è. Stessa cosa, opac, no, questo è opac jet, scusate, non è opac black, quello lì era opac black. Queste sono della Miyuki, queste sono della Toho. E infatti, queste sono rocaio 150 e il codice è TH90713. Opac black. Opac Jet, scusate, mi sto rincoglionendo. Infine, queste sono bellissime, che vabbè, sono anche queste molto conosciute, infatti le ho ordinate per quello. Metallic e matite, se si legge così, sempre 150, rocaglie 150 della Toho. E questo qui è il codice TH90731. Questi qui sono bellissime perché ricordano proprio. Ma io la sto registrando? Sì, da 9 minuti. Ok. No, perché questa macchinetta non la so usare con i video, non me la ricordavo più. Era rimasta lì. Sono bellissime, sembrano di metallo. E il costo non mi sembra assurdamente alto, per cui l'avevo preso. Allora, ritorniamo a noi. Macchinetta si è spenta, io non capisco perché le mie macchinette più di 10 minuti non vanno, però vabbè, monterò il video. E allora, cosa ho fatto? Semplicemente li ho incastonati con le perline che vi ho fatto vedere. Qui ho fatto 4 giri di Delica 110 in tutto, 3 giri di rocaio sotto e 4 giri di rocaio sopra. E se io dico bene rocaio, perché non lo so, cioè non ne ho idea. Ho imparato a fare queste cose grazie a YouTube e molte persone lo dicono in modo diverso, per cui io non capisco granché. Comunque, anche colpa mia, non metterà mai a fuoco. Vabbè, insomma, e sugli giri davanti ho alternato le perline in modo che venisse questo effetto a spirale, lo vedete? Sì. Sopra, invece per quello 18x13, sono 3 giri di Delica, 3 giri di rocaglie sotto. Sì, lo so che si vede il filo, ma non mi veniva dritto il dietro. Quindi, e ancora ci devo attaccare qui il pernetto. Lo farò con la colla, perché mi sono scordata, oh, ragazzi, come incastrarlo nella lavorazione, non mi sono ricordata. E davanti stessa cosa, sono 3 giri di rocaglie, alternandole. E poi li ho cuciti insieme in questo modo, che non so neanche se è una cosa che si fa. Cioè, io l'ho fatto perché è l'unica cosa che mi veniva in mente. È la mia prima creazione, una delle mie prime creazioni generate dalla mia cosa, sì, fanno un po' così. E al lobo, cioè stanno questa parte sul lobo e sotto cade. Ok, ve lo faccio vedere, aspetta, vediamo se viene una cosa decente o no. Muoviamo un po' la macchinetta. Ciao! Tipo viene così. Ecco, se io ci riesco senza specchio. A me piacciono tanto, penso che non li terrò per me ovviamente, li darò tipo a mia mamma, perché non sono proprio da giovincella, non sono proprio da quindicenne, per cui eccoli qui. Va bene, è finito con questo, adesso arriva il video tutto mosso. Ah no! Poi ho ritrovato lui. Lui era il mio piccolo pupazzo di neve natalizio e mi ero scordata di farvelo vedere. Mi sentivo un po' in colpa anche se ormai il Natale era passato. E quindi ho detto no, il prossimo video ve lo farò vedere. E quindi eccolo. Ciao! Allora, questo è il bracciale d'incrocio, il primo che ho fatto. Ora non si vede bene. Si è un po' mosso come video. Guardate, perché ho paura che lo devo dare via stasera. E quindi magari poi non ve lo riesco a far vedere. Mi è venuto veramente bello. Sono un sacco fiera. Aspettate, lo so, c'è anche il computer, di solito non c'è. Cane. C'è il cane cattivo. È un po' mosso il video. Eccolo. È davvero bello. Voi lo vedete un po' più chiaro di quanto non sia.
Ecco, è più così, pure più scuro. Sono davvero fiera, queste le perle che vi ho fatto vedere nell'altro video. Va bene, ciao!